Ciao! Benvenuti in questo nuovo video. Non fate caso ai miei capelli che sono disastrati, ma stamattina hanno preso tantissimo vento e anche un po' di pioggia, perché si vedrà forse dai cambiamenti di luce, ma c'è un tempo pessimo, cioè è da 2 giorni che c'è un vento assurdo e piove. Cena per tutti i mesi di agosto, sempre fatto in collaborazione con Alien Mels Melissa, e giù nell'info box vi lascio sempre il link per andare a dare un'occhiata al suo video e al suo canale. Partiamo immediatamente, io però dopo ho lasciato il foglio delle domande. La canzone del mese mi piace troppo, è dei Children of Freedom ed è Shine. Ed è davvero una canzone stupenda. Adesso ve la faccio ascoltare un pezzettino. Comunque, giù nell'info box vi metterò il link per sentire questa canzone. L'ho interrotta perché non vorrei che YouTube bloccasse per motivi di copyright. Praticamente questa canzone è un inno alla felicità, alla gioia. Profumo del mese è sempre questo della Playboy, quello col tappo rosso che sarebbe il Rock se non sbaglio. Mi piace davvero tantissimo e lo uso praticamente tutti i giorni. Come film vi nomino due commedie americane che sono davvero stupende. Ricatto d'amore, che c'è Sandra Bullock, che è un'attrice che io adoro, adoro tutti i suoi film perché la trovo davvero bravissima, divertentissima. In questo film lei è un caporedattore di un'importante azienda ed è considerata praticamente una donna terribile, tutti la odiano, la chiamano praticamente la strega, perché lei è molto fredda, tutta ad un pezzo come donna, però praticamente poi succede una storia che la vogliono rimpatriare perché lei è canadese, quindi la vogliono praticamente licenziare, allora lei si inventa di dover sposare il suo assistente. Comunque quindi fa questo viaggio insieme al suo assistente per conoscere la famiglia di lui e ne succedono di tutti i colori, tra cui vi racconto solo una piccola scena per incuriosirvi: il cane di lui, che è un cagnolino piccolino, paffutello, tanto carino. Ce l'avete presente Moki, il cane di Sistiana? Ecco, ha un cagnolino così, quindi immaginatevi la tenerezza fatta in persona di sto cane che viene rapito da un'aquila. Poi ce n'è anche un'altra che io li stavo proprio crepando, era buttata per terra, tipo in due piegata da ridere, dove lei deve fare una danza insieme alla nonna novantenne di lui, una danza per madre natura, e lei inizia a cantare qualcosa di molto molto strano. Spero di aver suscitato la vostra curiosità. Se non avete visto questo film, io ve lo consiglio sul serio perché è una commedia bellissima, cioè proprio per passare quell'ora e mezza così di svago a ridere, rilassarsi. Fantastico questo film. Mentre un altro che ho visto a fine agosto è Ancora tu, l'hanno fatto su Canale 5 se non erro, ed è una commedia fantastica. Lei praticamente è la classica ragazzina bruttina, occhialuta, con brufolozzi, che viene presa di mira al liceo, tutti la trattano malissimo, tra cui c'è anche la capostronza, diciamo così, del liceo, che è quella, la capobulla, ecco, che è comanda tutti gli altri e la tratta malissimo. E poi all'improvviso lei scopre che proprio la persona che odia di più al mondo è quella che dovrà diventare sua cognata perché deve sposare il fratello di lei. Quindi anche lì c'è una storia molto molto bella e divertente, insomma, una bella storia che fa davvero davvero ridere perché a lei gliene succederanno di tutti i colori, poverine, la classica sfigatella. Quindi ve li consiglio di vederli entrambi. Come accessorio del mese, questa collana che adesso non indosso perché ovviamente avendo la maglietta tutta chiusa non mi piace metterla, sarebbe la collana quella col mio nome.
Poi, come cibo, lo stesso del mese precedente, l'anguria. Io per tutto agosto ho mangiato tantissima anguria. Come scarpe le stesse del mese precedente, quelle di Telly Whale bianche. Come make-up, praticamente questo che mi avvicino sto indossando ora. Questo è il trucco, quello che mi piace di più e che utilizzo di più, semplicemente l'eyeliner per definire l'occhio. Come pettinatura raccolti, perché ad agosto ha fatto davvero tantissimo caldo da me, ma proprio tanto, praticamente la vera estate è arrivata ad agosto, perché giugno e luglio sì, c'erano delle giornate in cui faceva caldo, però anche delle giornate brutte tipo come oggi, in cui magari pioveva o il cielo era nuvoloso, mentre ad agosto si è praticamente scatenata l'estate, temperature di 40 gradi, terribile, cioè un'afa pazzesca. Quindi per tutto agosto io ho praticamente tenuto i capelli legati perché non riuscivo, anche se sono corti, a tenerli così che mi poggiassero sul collo perché mi davano troppo fastidio. Come smalto, questo della Essence, che è un colore fantastico che adoro. Questo è il 140 Go Bold ed è un color champagne che mi piace davvero tanto, non so perché. Mi sono fissata con questo smalto e questo colore. Come indumento vi mostro l'unico top che ho comprato con i saldi, perché quest'anno con i saldi sinceramente non ho preso praticamente nulla. Ho semplicemente comprato questo top qui, che è un crop top, preso da Telly Whale a 6 euro. Mi serviva per abbinarlo a un paio di pantaloncini che io ho a vita alta. Questo mi piaceva perché questa fantasia nera e fucsia sono due colori che secondo me si sposano magnificamente insieme. Come parola esclamazione, oh mio Dio! Questa rimane la parola che io utilizzo più spesso. Figuraccia non me ne ricordo nessuna in particolar modo. A parte che ho rischiato diverse volte di cadere, inciampare, sbattere, ma queste sono cose che mi capitano normalmente, insomma, frequentemente, quindi non le considererei delle vere figuracce perché fanno parte di me, è normale che io sbatto, inciampo, cado, insomma, cose del genere. La cosa più bella, sinceramente, boh, non mi viene in mente nulla perché agosto è stato un po' bruttino, diciamo, perché quando fa questo caldo così soffocante io entro tipo in catalessi, nel senso che divento una specie di zombie. Tipo, sto tipo così, non mi va di far nulla, una mezza morta praticamente, perché a me il caldo mi spossa, mi debilita, non so come dirvi. Mentre una cosa brutta, che praticamente mi sono stressata davvero da morire per tutto il mese di agosto, perché ho il problema che non riesco a trovare il vestito per il matrimonio di mio cugino. Mi sono girata tantissimi negozi, ma davvero tantissimi, e non sono riuscita a trovare un vestito che mi piacesse o che mi stesse bene, perché purtroppo ho messo su qualche chilo, non so come mai, deve essere colpa, penso, del mio metabolismo. Anche se mangio pochissimo, non so perché ingrasso. Magari perché faccio un po' una vita sedentaria, anche se ultimamente sto facendo esercizi fisici, quindi boh, spero io di riuscire a perdere qualche chilo, perché magari di sopra non si vede molto, perché io non tendo ad ingrassare di sopra, tendo ad ingrassare la parte sotto. La classica forma mediterranea, o come mi chiamo io, ad amigiana. Ce l'avete presente le damigiane? Ecco, io di sotto sono così, praticamente ho i classici fianchi mediterranei che io detesto in una maniera atroce. Ho il problema che molti vestiti non mi vanno bene, soprattutto se sono dei tubini o dei vestiti comunque aderenti e che marcano i fianchi. Io li detesto perché non mi piace marcare i fianchi, perché è una parte di me che non mi piace. È una parte di me che detesto. Applicazione del mese, che l'ho scaricata verso l'inizio di agosto, ed eccola qui, e sarebbe PixArt. Ora non fate caso al ragazzo nello sfondo, sarebbe PixArt, che è un'applicazione per modificare le foto. Sono praticamente i miei programmi preferiti perché a me piace soprattutto mettere le cornici alle foto, oppure fare, sapete, quegli effetti con le bolle, i cuoricini tipo in trasparenza, no?
ed è ad esempio questa. Vedete, questa l'ho caricata su Instagram. Si possono mettere tutti questi cuoricini, ci sono anche altre forme comunque molto carine. Poi come cover del mese questa che avevo preso su eBay nel periodo, se non mi sbaglio, di maggio. Come prodotto preferito, questo shampoo. Ne ho sentito recensioni positive, quindi mi sono detta ok, proviamolo e sinceramente mi ci trovo davvero benissimo. Mi piace molto l'odore, mi districa bene i capelli, non me li appesantisce, me li lascia puliti a lungo, quindi io di questo shampoo sono davvero soddisfatta. Poi costa anche poco perché è sui 3 euro se non mi sbaglio, sono 250 ml, anche se non è uno shampoo bio comunque è un inci accettabile. Perché non ha SLS, non ha SLS, non ha PEG e non ha parabeni e non è addensato con il sale. Foto del mese, ve le metto adesso. Come libro del mese. Non l'ho ancora finito, ho iniziato a leggere questo, L'isola delle farfalle. Vi leggo il dietro per farvi capire il perché mi ha colpito tantissimo. Allora, una lettera dal passato, una donna alla ricerca delle sue radici, un nuovo impetuoso amore e una terra dove tutto è possibile. E con una terra tutto è possibile vi dico che è basata in Oriente. Quindi quando io all'inizio della prefettura ho letto che comunque era basata una storia sull'Oriente, questo è stato, diciamo, il fattore scatenante che me l'ho fatto comprare perché io adoro tutto quello che parla dell'Oriente perché io amo l'Asia. Allora, qua dice: sono protagonisti affascinanti, suspense, un'atmosfera da fiaba, un'ambientazione da sogno, un libro che mette le ali. E poi qua c'è un passo che è all'interno del libro ed è davvero molto bello. Subito dopo, però, le tornò in mente il consiglio del vecchio: ascolta sempre il tuo cuore e seguilo. Se non lo farai, la sorte si abbatterà su di te e sulle persone che ami. Così aveva detto, più o meno. Ascoltare il mio cuore, pensò Grace con la testa appoggiata al vetro della finestra. Ma cos'ha il mio cuore da dirmi? E perché i miei desideri dovrebbero influenzare il destino di tutta la famiglia? È davvero una bella storia, l'ho detto, magari i primi 6 capitoli possono risultare un po' noiosetti perché procede un po' a rilento, perché parte parlando praticamente dei bisnonni e dei nonni della protagonista e quindi parla tipo del periodo della guerra e di quello che è successo ai suoi antenati e poi invece dal sesto, settimo capitolo, adesso non ricordo, parte con la vera storia che sarebbe quello della ragazza. Che lei praticamente lascia la sua città, lascia suo marito che l'ha tradita e parte perché c'è sua zia che sta morendo e sua zia prima di morire gli svela un importante segreto della sua famiglia che è stato tenuto nascosto per generazioni. Come citazione del mese ve ne leggo una di Harriet Tubman. Ogni grande sogno comincia con un sognatore. Ricordati sempre, tu hai la forza, la pazienza e la passione per arrivare alle stelle e cambiare il mondo. Mi piace davvero tantissimo questa frase. Descrivi con una parola questo mese stressante, per il motivo che vi ho spiegato prima. Stressante sia per il caldo, perché io non sopporto le temperature intorno ai 40 gradi con l'afa e l'aria irrespirabile fuori, quindi già come questa cosa mi stressa. E poi perché non sono riuscita a trovare questo benedetto vestito e non so come fare perché mancano solo 10 giorni. Quindi, ok, questo era il tag del mese di agosto. Giù nell'info box vi ricordo sempre il link di Melissa. Io vi mando un grandissimo bacione, alla prossima. Ciao!